con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo ci troviamo proprio nel percorso che porta tutti i fedeli, i pellegrini che giungono qui ogni giorno verso i luoghi di Padre Pio, in modo particolare verso la cella. Oggi qui per raccontarvi quello che accadeva qui quotidianamente alla presenza di Padre Pio, come ad esempio quello che accadde ad alcune ragazze di San Giovanni Rotondo che parteciparono ad un convegno della gioventù francescana e fecero amicizia con altri ragazzi, in modo particolare una ragazza di Trieste che voleva sentir parlare ancora di più da queste ragazze che erano di San Giovanni Rotondo di Padre Pio. Appena poteva si avvicinava sempre a loro e chiedeva, e un giorno confidò alle ragazze: io non mi confesso mai perché la gente che è accanto al confessionale ascolta i peccati e quindi non mi va di confessarmi. Poi però, dopo questo racconto, chiese l'indirizzo delle ragazze per poter scrivere e poter avere dei contatti proprio con Padre Pio. Le ragazze tornarono a casa, racconta Padre Marcellino nel suo libro. Dopo alcuni giorni, proprio alla sede della Gifra di San Giovanni Rotondo, arrivò una lettera in cui la signorina chiedeva urgentemente delle preghiere per la sua salute. La vena aorta le creava gravi problemi. Nannina, proprio una delle ragazze che l'aveva conosciuta, andò da Padre Pio e chiese chiese un'intercessione, un intervento, chiese di questa ragazza. Padre Pio fu duro e disse, vado sul virgolettato, testuali parole: dille che si è rivolta a me per la guarigione del corpo e non dell'anima. Lasciasse tutte quelle rivistacce che ha in casa e leggesse i libri dei santi. Dicesse tutti i giorni il Santo Rosario, perché fa ancora in tempo a salvarsi, ha solo un mese di vita. La giovane fece con coraggio e fedeltà questa ambasciata. Dopo qualche mese venne qui a San Giovanni Rotondo il marito, giovane sposo di questa ragazza, di questa giovane sposa, annunziando proprio a Padre Pio che la ragazza era morta. Però era giunto a San Giovanni Rotondo proprio per ringraziarlo del suo intervento. E Padre Pio, commosso, abbracciandolo, gli disse: ha fatto appena in tempo.